Mussolini proseguì negli anni 30 il rafforzamento del suo regime. Una volta ottenuto appunto il regime dal punto di vista istituzionale, lo abbiamo visto, voleva che il regime fosse attivamente sostenuto dalla popolazione e quindi nella sua politica di rafforzamento del potere utilizzò in maniera molto precisa, forte e costante la propaganda. Utilizzò tutti i mezzi di comunicazione di massa dell'epoca, la stampa, la radio, il cinema, per promuovere il fascismo e il culto della sua figura, della sua persona, il culto del duce. Così iniziò a farsi chiamare Mussolini, duce nel senso di condottiero, era il capo assoluto della nazione. I cinegiornali, gli organi di stampa, i film finanziati dallo Stato e prodotti a Cinecittà avevano lo scopo di celebrare Mussolini, celebrare il fascismo e celebrare la Roma imperiale. Il fascismo si associava a questa celebrazione. La grandezza di Roma antica ritornava con il fascismo. Questa era l'idea che voleva essere trasmessa da Mussolini. Mussolini chiedeva alla popolazione un'obbedienza totale ai suoi voleri, alle sue idee. Uno dei motti più famosi era credere, obbedire, combattere. Questo era quello che voleva inculcare nella testa delle persone, il fascismo. A partire inoltre dal 1937 venne creato anche un organo statale preciso che aveva proprio questo scopo, il Ministero della Cultura Popolare, il Mincultpop. Doveva appunto occuparsi della censura, doveva controllare rigidamente l'informazione e aveva quindi lo scopo di promuovere e gestire la propaganda a favore del regime fascista. Il regime di Mussolini riuscì ad ottenere il consenso di ampi strati della popolazione italiana, non solo per quello che abbiamo visto prima, anche dal punto di vista del convincimento, perché si mandava un'immagine di una nuova Italia, un'Italia che avrebbe avuto un ruolo di prestigio internazionale, un'Italia in cui le promesse del governo sarebbero state mantenute, un'Italia e un governo che era più vicina ai cittadini, mentre i governi liberali precedenti erano percepiti come più lontani dalle esigenze del popolo. Queste ovviamente furono per la gran parte false promesse, ma l'abilità del regime fu quella di far credere alla popolazione nella loro possibile attuazione. Inoltre, e fin da subito in realtà, il fascismo si preoccupò di diffondere i suoi valori e come in tutti i regimi, il punto di partenza fu la scuola. Già nel 1923, quindi quando ancora non c'erano state le elezioni del 1924 che davano la maggioranza al partito fascista, c'era stata una riforma della scuola, la riforma Gentile, di Giovanni Gentile, appunto dal nome del suo ideatore, che creava una struttura gerarchica simile a quella dell'esercito. A partire dal 1930 venne istituito il libro di Stato e quindi l'obbligo per tutti di studiare su un unico testo che era appunto stabilito dal governo. Nel 1931, per finire, i professori universitari furono costretti a giurare fedeltà al regime. Sui 2000, di oltre 2000 insegnanti, gli unici 12 che rifiutarono il giuramento furono costretti a perdere la cattedra. Il regime voleva espandersi e coinvolgere la popolazione ad ogni livello e per questo anche le associazioni ricreative del tempo libero vennero assoggettate alle organizzazioni fasciste. Ad esempio, a partire dal 1926, tutti i ragazzi e le ragazze vennero inquadrate nell'Opera Nazionale Balilla, che aveva lo scopo di incentivare l'orgoglio nazionale e promuovere l'eroismo. I bambini tra i 6 e i 7 anni erano chiamati figli della lupa, indipendentemente che fossero maschi, indifferentemente che fossero maschi o femmine. Tra gli 8 e i 14 anni i maschi erano Balilla e le ragazze piccole italiane.
Infine, tra i 15 e i 18 anni i ragazzi erano avanguardisti e le ragazze giovani italiane. Anche gli studenti universitari venivano inquadrati, erano collocati, era stato creato per loro i gruppi universitari fascisti. L'idea era quella di creare la classe dirigente del paese fin da subito, in modo che fosse già inquadrata nel sistema fascista. Nel 1937 tutte queste organizzazioni finirono nella Gioventù Italiana del Littorio, che arrivò ad avere 8 milioni di iscritti. Il fascismo incentivava e promuoveva moltissimo le organizzazioni sportive e la rigida disciplina sportiva perché era considerata il primo passo per la formazione militare dei futuri cittadini. Oltre a quanto abbiamo visto dal punto di vista istituzionale e dal punto di vista della propaganda, Mussolini attuò anche una forte repressione, repressione che colpì personalità importanti e che mirava appunto ad andare contro chiunque sostenesse attività antifasciste. A farne le spese fu ad esempio Antonio Gramsci, che era stato il fondatore del Partito Comunista d'Italia, morto nel 1937, dopo 11 anni di carcere. Molti personaggi furono anche condannati al confino, che era una sorta di esilio, praticamente una sorta di prigionia posta sotto il controllo della polizia. Molti anche furono costretti a vivere e trasferirsi all'estero, ad esempio in Francia, e molti antifascisti continuarono proprio la loro campagna contro il regime dall'estero e anche se a volte l'estero non bastava come sicurezza, perché diversi rappresentanti dell'antifascismo italiano vennero raggiunti e assassinati anche all'estero. Possiamo citare i fratelli Rosselli, ad esempio, che vennero assassinati da sicari francesi pagati dal governo italiano, sempre nel 1937, lo stesso anno della morte di Gramsci. Quindi l'idea di Mussolini, come idea di tutti i totalitarismi, era di consolidare il potere attraverso tutte le vie possibili. Dalla parte, abbiamo visto, istituzionale, quindi ottenere il potere tramite le elezioni, tramite la guida del governo, consolidarlo attraverso la popolazione, tramite la propaganda, e reprimere ogni forma di opposizione.